Il debito pubblico italiano è diventato il più rischioso d'Europa. Lo dice il Sole 24 Ore. Non te lo sto dicendo io, che lo ripeto da un anno, 2020, 2021. Attenzione, ci stiamo avvicinando ad una recessione. Ma a proposito, la recessione dell'Eurozona sta diventando una quasi certezza. Lo dice sempre il Sole 24 Ore. Ora, facciamo così. A sto giro, niente video. Io la chiudo qui. Vi lascio in descrizione i link del Sole 24 Ore. No, perché sennò qui si passa per disfattista. Mettiamo il titolo invece di Francesco Carrino, mettiamo il catastrofista, quello che crea le paure. Quindi niente video, niente commenti, niente analisi approfondite, niente notizie che vado a prendere in Russia piuttosto che in Cina, analisi che faccio negli Stati Uniti, soprattutto in Inghilterra, notizie che vengono dall'estero. Quelle che vi vado a riassumere nei miei video all'interno di questo canale, soprattutto sui temi della recessione economica, bolle finanziarie, banche in crisi, dati del Fondo Monetario Internazionale e quant'altro. Stavolta la chiudiamo qui. Vi lascio i link in descrizione, quindi qui in basso clicchi i link. Non c'è bisogno di essere chissà quale esperto in mercati finanziari per sentire l'odore. Per capire i titoli, per leggere delle frasi. E per il resto, l'invito, come al solito, per rimanere sempre aggiornati sulle analisi economiche e finanziarie, su quello che sta accadendo, sulle banche, sull'economia in generale, un faro puntato su quello che da altre parti purtroppo non ci raccontano. L'invito è quello di iscriverti a questo canale. In basso trovi i link degli articoli. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!